Una rassegna teatrale che cresce per ragazzi e bambini, i comuni coinvolti sono sempre di più in Polesine, ecco, quindi perché la provincia continua a credere in questa rassegna? Sì, beh, il Teatro Siete Voi è diventato un punto fermo ormai nella nostra programmazione e lo possiamo dire con orgoglio perché insomma ci abbiamo creduto, l'abbiamo voluto proprio come punto fermo nella nostra proposta. Credo che sia d'altra parte una proposta che dobbiamo vedere nell'ottica della crescita di tutto il territorio e credo che ne siano molto felici anche i nostri comuni e tutti i partner che continuano a sostenere questo progetto. Anche la regione del Veneto è ancora al fianco del teatro Siete Voi. Ecco, come mai questa possibilità? Beh, una collaborazione ormai consolidata, siamo alla quinta edizione, un'attività che ormai è diventato un riferimento del territorio per il teatro, rivolto soprattutto ai giovani e ai ragazzi, anche per costruire il pubblico teatrale del domani. Sono coinvolti i nostri comuni, 22 comuni, 18 compagnie teatrali, è una realtà che sta crescendo sempre di più e che si rappresenta come uno di quei modelli partecipati che vorremmo anche esportare oltre al nostro Polesine. Il teatro Siete Voi torna e anche quest'anno con tanti appuntamenti, tanti comuni coinvolti. Ecco, qual è il filo conduttore e magari qualche anticipazione? Allora, Scegli la tua stella è il sottotitolo di questa quinta edizione. Scegli la tua stella è uno dei grandi valori che porta il Piccolo Principe. Infatti, abbiamo uno spettacolo in viaggio con il Piccolo Principe di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Poi, sempre sul tema delle stelle, abbiamo seguito alcuni filoni. Abbiamo le stelle della Piccionaia, poi il primo bambino su Marte del gruppo Panterei. Abbiamo altri filoni. Abbiamo un filone specifico su una figura iconica, il lupo. Il lupo che senza il cattivo le fiabe non funzionano, quindi abbiamo Sciopero di Schedia Teatro, abbiamo Cappuccetto Rosso, Lupo e altre assurdità di Matazza Teatro e poi abbiamo anche il Libro della Giungla che ha sempre il lupo tra i suoi protagonisti. Poi ritorniamo sempre, facciamo anche degli spettacoli innovativi, sempre ci piace questa cosa e abbiamo Sonata per Tubi con i grandissimi Nando e Maila, sono stati applaudissimi nelle scorse stagioni e ritorniamo con Paccottiglia dell'Ax di Circo Pacco perché sono esilaranti tantissimo, sono premiati anche loro. E poi portiamo due spettacoli con le bolle, Rime insaponate e aspetta, L'omino della pioggia, perché le bolle dentro una narrazione incrementano la loro magia e la loro capacità di far sognare. Abbiamo tutta una serie di spettacoli premiati a livello nazionale e quindi quelli li riproponiamo sempre. Poi abbiamo il filone anche degli spettacoli dei ragazzi per i ragazzi. Con il laboratorio Il Teatro Siamo Noi e Tu Club di Mestre. Il Teatro Siete Voi 2024 torna questa bella rassegna per bambini e ragazzi in provincia di Rovigo. Ecco, quali sono gli obiettivi che spingono a credere in questa rassegna? Ma penso che sia una delle rassegne davvero più importanti del Veneto. Irene Alessandrini e la sua meravigliosa squadra hanno trasformato con il Teatro Siete Voi il Polesine in un grande laboratorio della e per la giovinezza nel teatro. Il fatto che aumentino continuamente i comuni, i teatri, gli spettacoli è il segno assolutamente inconfutabile di come questo territorio sia e rappresenti davvero il pubblico di domani. Fondazione Cariparo al fianco del teatro Siete Voi. Quali i motivi che spingono appunto ad essere al fianco di questa importante rassegna? Beh, arte e cultura sono due elementi trainanti per la ripartenza del Polesine. La Fondazione ha investito in questi anni molto, devo dire, su questi temi. E poi il Teatro Siete Voi coinvolge i giovanissimi e voi sapete che la Fondazione, la gran parte delle erogazioni vanno proprio a favore dei giovani e quindi sono due elementi questi trainanti sui quali noi facciamo leva. E crediamo che questa sia la strada giusta.